Buongiorno, oggi è mercoledì 4 marzo, questa è la lezione per la classe prima E. Facciamo un ripasso di un po' di flauto e poi guarderemo insieme un cartone animato. Allora, pagina 137, facciamo solo fischiettando e canzoncina con i ritornelli. Incominciamo con fischiettando, quindi suonate insieme a me. Essendo un video registrato, potete anche tornare indietro, rifare, rivedere, ok? Quindi oggi, poi anche domani, quando volete, insomma. Abbasso un po' la telecamera così vedete meglio le mie mani. Fischiettando, pagina 137 con il ritornello. Bene. Canzoncina, sempre a pagina 137. Attenzione che c'è il ritornello, ma solo della seconda riga. Quindi si fa la prima riga e poi due volte la seconda riga. Ok? Proviamo allora canzoncina, pagina 137. Attenzione, la mano destra deve rimanere in posizione anche se non l'ho utilizzata in questo brano. Bene, andiamo a pagina 139. Sol, fa, mi. Attenzione che abbiamo anche le note fa e mi. Quindi numero 17, pagina 139, col ritornello. L'ocarina, sempre pagina 139. Pagina 140, gli ultimi due esercizi. Chiaramente voi li potete rifare quante volte volete finché non li fate bene, correttamente. Giro, giro tondo, pagina 140, col ritornello. Pattinando, sempre pagina 140. Attenzione qui,
pattinando, perché si parte dall'inizio, si arriva al segno di ritornello, si torna indietro, si rifà, ma una volta arrivati alla prima casella, la si salta e si va alla seconda casella. Ok? Quindi si parte, arrivo qui, torno indietro, rifaccio, arrivo qui e salto alla seconda casella. Ok? Quindi facciamo pattinando pagina 140. Per oggi l'esercizio di flauto è terminato. Adesso invece vorrei che prendeste il vostro quaderno a quadretti, ok? Quaderno e biro. Adesso io condivido con voi una sorta di lavagna dove scrivo quello che voi dovrete scrivere sul vostro quaderno, ok? Quindi vado a condividere con voi la lavagna e scriviamo. Per prima cosa scriviamo qui, creiamo una zona un po' più grande, anzi magari facciamo una così, scriviamo un titolo e lo scriviamo rosso. Allora, Max e maestro. Magari scrivetevelo un po' centrale, ok? E sotto scriviamo primo episodio e lo scriviamo esattamente sotto, ok? Quindi faccio un'altra casella di testo e invece qua scrivo con penna blu o nera, ok? Facciamo penna blu, ok? E scriviamo tre domande a cui dovete rispondere. Uno, che sbagliato, allora, che cosa è l'orecchio assoluto? E poi lasciate due righe di spazio. Seconda domanda, che cosa è importante per suonare insieme? Lasciate spazio. Terza ed ultima domanda. Chi ha composto il brano che suona il maestro? Ok? Queste sono le tre domande che voi dovete aver scritto sul quaderno. Quindi, se non l'avete ancora fatto, stoppate il video adesso, andate a prendere il quaderno, biro rossa, biro blu o biro nera, scrivete queste tre domande. Ok? Allora, adesso cosa dovete fare? Purtroppo non posso farvi vedere da qua il filmato perché ho provato, ma poi YouTube blocca tutto per questioni di diritto d'autore. Quindi per vedere questo filmato dovete fare esattamente come io vi dico adesso ed è anche un esercizio di competenze che abbiamo a livello informatico. Va bene? Quindi dovrete, adesso vi metto in condivisione il mio, perfetto, il mio schermo. Perfetto, vado a cercare su internet, allora sulla barra delle ricerche, segno Elisabetta a scuola.blogspot.com ok?
E faccio un invio. Invio e mi troverò il mio la pagina del mio blog, ok? Magari non arriva subito, magari dovrete cliccare sulla prima ricerca avuta dove c'è scritto Elisabetta Scuola, cliccate lì e entrerete nella pagina del mio blog. Va bene? Facciamo una cosa. Vi condivido un attimino ancora la lavagna e vi scrivo il mio blog qua sopra. Ok? Attenzione, tutto minuscolo. Ve lo scrivo in nero. Allora, Elisabetta a scuola. Vedete che è tutto attaccato. Elisabetta a scuola. Punto. Blogspot. Ok? Scrivetelo giusto. Punto. Com. Questo indirizzo voi scrivetelo proprio sul quaderno, perché questo è il mio blog, è molto materiale che io vi propongo durante questi 3 anni, si trova lì. Quindi voi segnatevelo, perché quando vi dico andate sul mio blog, non è che ogni volta devo dirvi dove si trova, come dovete fare. Dovete semplicemente digitare questo, ok? Quindi segnato bene questo. Adesso vi condivido un'altra volta la mia ricerca. Ok, quindi vi trovate la pagina del mio blog. Il primo articolo è proprio il vostro cartone animato, Max e Maestro. Scendete leggermente e andate continua a leggere. Vedete qui che c'è scritto in rosso continua a leggere. Cliccate e vi trovate dentro l'articolo. Qui sono riportate ancora le 3 domande che noi abbiamo già scritto sul quaderno. Qui invece dove c'è in rosso è l'indirizzo a cui voi potete accedere per andare a vedervi il vostro video. Quindi cliccate, guardate bene cosa faccio, cliccate. Qui vedete che c'è inizierà il primo episodio. Ve lo faccio solo iniziare, poi lo stop, altrimenti è un problema a livello di... Ed ecco qua che inizia. Basta. Quindi lo fate voi. Ok, ragazzi? Quindi il lavoro per oggi è questo. Una piccola parte di ripasso col flauto. Poi sul quaderno devo scrivere le domande. Poi devo guardarmi il cartone animato passando dal blog dell'insegnante. Al termine della visione del cartone animato vado sul quaderno e rispondo a quelle 3 domandine. Va bene? Ok? Poi nella prossima lezione vediamo insieme quali erano le risposte. Vi saluto, vi auguro una buona giornata, alla prossima lezione. Ciao ciao a tutti!